oggi siamo qui con Irama perché il 19 ottobre esce il tuo disco, Giovani. Allora, io me lo sono già ascoltato due volte e ti dico le emozioni che mi sono segnata quando ho ascoltato il disco. Volevo sapere se intanto sono le stesse che tu volevi trasmettere o comunque che tu senti. Io quello che ho sentito c'è amore, rabbia, onestà e ricordi. Queste sono le cose che mi sono venute in mente. Quali sono quelle che tu hai provato? Volevi mandare se ci ho preso Sì, intanto? sicuramente ci sono questi ingredienti, ma poi penso che ognuno in una canzone vesta quello che vuole. Poi il bello della musica è in senso positivo, rubarla e farla propria. Io stesso, quando ascolto altre canzoni, mi piace rubarle e sentirmele addosso. Quindi sono contento che tu abbia provato questi sentimenti, perché sono sentimenti molto, molto forti e molto importanti. Sono contento che ti siano arrivati. Allora, quello che volevo fare è una cosa un po' diversa, vorrei che tu me ne raccontassi questo Vai. disco e per farlo mi sono segnata alcune frasi che tu dici in Oh, questo disco bello. che mi sono piaciute. Intanto, quindi io ti dico la frase, tu mi puoi dire o raccontare che cos'era quel momento oppure qualche sentimento Ok. che hai provato. Allora, intanto iniziamo, perdonami papà, sono una rockstar. In quel momento è una frase che dico a mio padre, no? Che racconta l'incontro di due generazioni, no? E è come se fosse un po' un riciclo generazionale, come dire anche tu eri come me. Infatti nella canzone dico, ho messo delle borchie su questo giubbotto, non credo ti piacerà, e poi dico, le ho trovate nella tasca, le hai tolte tu qualche anno fa. È un po' come dire anche tu eri come me, spesso dobbiamo ricordarci anche come eravamo prima e vedere il mondo con occhi diversi. Sì, Infatti poi lui dice comunque ho imparato da te a puntare in alto. è un riferimento a due generazioni che si incontrano. Un'altra canzone che mi ha colpito è Non mollo mai e ci sono due Grande. punti in particolare quando parli dei perbenisti che cantano le canzoni d'amore a Sanremo e poi quando dici questa frase che mi ha colpito che dice a 15 anni ho perso tutto e a 17 un figlio. Visto che a 17 poi ritorna questo anno che deve essere stato difficile evidentemente. Sì, nella prima parte mi riferisco un po', faccio sempre questo esempio, quando ti dicono no, c'è una canzone storica, tipo non puoi stravolgerla, non puoi toccarla, io ho sempre trovato stupide queste cose, perché la musica è libertà e arte, poi una cosa può andare bene o male, però appunto mi riferisco a chi la cultura, come dico anche in giovani, la fa, non è che ne parla e basta, perché alla fine poi sono i giovani a farla, no? La cultura, a prendere in mano veramente qualcosa, un'iniziativa, parte da un'iniziativa. E quindi odio un po', quelli che stanno dietro a demolire senza vivere. Se preferisco fare le cose, prenderlo in mano e piuttosto sbagliare o fare qualcosa di giusto, ma farlo veramente. E l'altra invece è evidente, è già spiegata tutta in una frase. A volte le canzoni dicono, in questo disco ho messo delle frasi talmente esplicite e talmente dirette che ho voluto raccontare la verità, sputare la verità in faccia, ecco. Un'altra in cui sputi è poi, che ha queste strofe fortissime e Grazie. anche quasi arrabbiate, invece poi un ritornello molto dolce, molto soft. Me la racconti un po' perché. Poi è un po', avevo forse un po' il dente avvelenato, l'ultima canzone del disco è dove racconto proprio la verità. Ecco, come mood mi ricorda l'avvelenata di Guccini, dove veramente dici quello che pensi, dici quello che provi, senza filtri, senza censure, fregandotene, assumendoti i rischi, però consapevole di quello che stai dicendo. Non era uno sfogo, era un bisogno consapevole di dire qualcosa di importante. E poi, esatto, sì, poi ha questo alternarsi di questa melodia ritornello quasi un po' eterea, quasi molto triste paradossalmente, molto sad come tipo di melodia, questi canti all'inizio presi appunto da culture diverse, campionati con questa pioggia. È una canzone che mi ascolto spesso, forse una di quelle che mi ascolto più in loop perché sono dei miei pensieri che si ripetono. L'ultima che ti faccio è che è una canzone che sono certa tutte le tue fan si innamoreranno, è Vuoi sposarmi? Vuoi sposarmi? Una canzone a cui tengo molto, una canzone che racconta di una richiesta di matrimonio. Scrivere una canzone d'amore, secondo me, non è sempre. Però non sappiamo se è andata a buon fine oppure no, noi sappiamo la tua parte ma non sappiamo dell'altra cosa. Mi piacerebbe che qualcuno la usasse per sposarsi e vedere se riuscisse ad andare a buon fine o no. Però sarebbe bello che questa canzone vada vissuta veramente, venga vissuta veramente. Quello è lo scopo di Vuoi sposarmi, che venga usata, venga consumata questa canzone realmente. Quello forse è il pensiero più bello, è ciò che arriva dopo la canzone. Un saluto per i lettori di Ginger Generation. Un bacio.